Salve a tutti, sono Brian Farey e benvenuti in questo nuovo video. Secondo appuntamento con le notizie dell'Ultimania di Rebirth. Continuiamo quanto visto nel precedente video vedendo i punti 2 e 3 della sezione Punti storia chiave e dei nuovi misteri del gioco. È consigliato vedere il video precedente prima di questo. In più, lo ripeto sempre per sicurezza, l'argomento trattato è spoiler in quanto tratta diversi punti legati alla parte finale del prodotto. Iniziamo! Innanzitutto vediamo il punto 2, la connessione tra Rufus e Glenn. Glenn è un personaggio che abbiamo visto nascere in The First Soldier, poi rivisto nella storia apposita in Ever Crisis. Grande è stata la nostra sorpresa quando abbiamo visto una storia totalmente inedita per il personaggio, o il presunto tale, a Junon in Rebirth. Vediamo quindi qual è stato il coinvolgimento di Rufus e Glenn a Wutai. Innanzitutto, in Before Crisis scopriamo che Rufus ha finanziato Avalanche per costruire la loro base a Wutai 4 anni prima. All'inizio del filmato d'apertura della parte The First Soldier in Ever Crisis, vediamo Glenn confrontarsi con Sephiroth, mandato a Wutai 7 anni prima. Infine abbiamo i compagni di Glenn, Matt e Lucia, chiamata Lutea in italiano, o in latino, Lucia, facente parte del trio di ex-soldier nominati da Yuffie nel capitolo 7, che vengono rivelati essere capitani durante un flashback nei vestigi di Cosmo. Vediamo adesso tutti gli scambi tra Glenn e Rufus. Ikiteitano qua. Rufus è scioccato nel veder Glenn vivo. L'ex soldier gli risponde con una risata. Anche se la sua risposta sembra scherzosa, considerando quanto visto dopo, forse le sue parole non erano affatto uno scherzo. Rufus pronuncia queste parole come se conoscesse intimamente i gusti personali di questo Sarruf. Glenn lo definisce un boccia, un signorino, che è lo stesso modo in cui ha definito Rufus a Junon. Questa frase dimostra che Rufus ha già sparato a Glenn alle spalle una volta, come mostrato nel brevissimo flashback a Junon. Questa scena ci rivela anche che l'uomo che diceva di essere Glenn era di fatto un mantello nero. Infine, durante questa scena, la voce e l'aspetto di Sephiroth si sovrappongono a quelli di Glenn, suggerendo che tutto ciò che ha fatto Glenn in questo gioco fosse allineato alle intenzioni di Sephiroth. Bene, questo è tutto quello che il punto 2 poteva rivelarci. Passiamo quindi al punto 3, forse di maggiore interesse per la maggior parte di voi. Qual è stato il destino di Aerith? Mettiamo subito in chiaro una cosa. L'Ultimania non ci dà una risposta chiara alla domanda, ovviamente, ma cerca invece di fare principalmente ordine e chiarire qualche punto che potrebbe essere risultato poco cristallino durante la fruizione del gioco. Innanzitutto il party, ad eccezione di Cloud, vede Aerith morta. Hanno riconosciuto che la loro amica ha perso la vita, mentre l'impressione di Cloud è che lei sia ancora viva e vegeta. La scena in cui Sephiroth uccide Aerith non è mostrata chiaramente, e può essere interpretata in tanti modi. Abbiamo quindi le seguenti tre didascalie. Cloud dice qualcosa mentre abbraccia il corpo senza vita di Aerith. La scena non è rappresentata chiaramente per via di alcune interferenze in mezzo. Aerith si unisce a Cloud nella battaglia finale contro Sephiroth. Da dove venga e come sia arrivata lì sono domande ancora senza risposta. Infine, prima di andar via dalla capitale dimenticata, Cloud e i suoi compagni si fermano di fronte a quella che sembrerebbe la sorgente in cui viene seppellita Aerith nel gioco originale. L'Ultimania continua mettendoci davanti le differenze di ciò che percepiscono i compagni di Cloud e ciò che percepisce il biondo protagonista. Partiamo dagli alleati. Quando inizia la battaglia contro Genova Life, tutti, ad eccezione di Cloud, avranno la barra limit piena per via della rabbia che stanno provando. Poco prima di iniziare la battaglia contro Sephiroth Reborn, Barrett dirà Tomurai Gassenda. Gassenda è battaglia, mentre Tomurai funerale. Indica quindi una sorta di battaglia fatta a seguito di un lutto. In italiano i sottotitoli dicono sarà la nostra vendetta. Quando lasciamo la capitale dimenticata, Tifa non riesce a vedere Aerith, nonostante lei si trovi di fronte a Cloud. Mentre per quanto riguarda Cloud, abbiamo ciò. Durante la battaglia finale, Cloud combatte al fianco di Aerith. Dopo la battaglia, Aerith si risveglia dopo essere stata richiamata da Cloud. Prima di salire sul Tiny Bronco, Cloud scambia qualche parola con lei. Non è quindi chiaro in che modo Aerith appaia,
Se come persona vivente, come spirito parlante del live stream o come illusione solo vista da Cloud. In conclusione, l'Ultimania ci installa un ulteriore dubbio riguardo la crepa nel cielo. La crepa è stata vista anche nei mondi Yorkshire Terrier, il primo, e Chihuahua, in cui indica un presagio che preannuncia la fine. Cosa indicherà qui? Tante domande, davvero poche risposte, prima di parte 3. Ok, questo chiude la parentesi della sezione legata ai punti chiave della storia e ai nuovi misteri. Nel prossimo inizieremo a vedere le interviste. Bene, io vi ringrazio per essere stati presenti. Come al solito, se il video vi è piaciuto, iscrizione, like e condivisione. Spread the knowledge, che è sempre la cosa più importante. E noi ci vediamo. Al prossimo video!